Buongiorno a tutti, bentornati, bentrovati. Allora, oggi abbiamo detto che parleremo di sicurezza, però aspettiamo ancora qualche minuto prima che diamo tempo a tutti di entrare, così non rischiamo di lasciare indietro nessuno. Allora, mi chiedete il link della lezione di ieri, della settimana scorsa, adesso ve lo mando. Anzi, l'avevo scritto su WhatsApp, quindi è facile trovarlo. Eccolo qua. Lo scrivo qua in chat per chi volesse vedere la lezione di lunedì scorso, dove abbiamo parlato di Zoom, di un po' di cosa, come usare Zoom in maniera un po' più attiva e non solo come spettatori. Vi ricordo che queste lezioni, che sono un ritorno alle lezioni che abbiamo fatto durante l'estate. Riguardiamo alcuni brani di quello che abbiamo già, di cui abbiamo già parlato durante l'estate e cerchiamo di approfondirlo, rispondere a domande e vedere cosa nel frattempo è cambiato. Stanno continuando ad arrivare le persone, quindi qualche istante e diamo poi la possibilità di cominciare a tutti. Vi ricordo che, a differenza di quest'estate, vi lascerò la possibilità di aprire i microfoni. Adesso potete parlare se ne avete interesse, se volete fare qualche domanda iniziale, giusto per rompere il ghiaccio. Poi, mentre ci saranno i video che vi farò vedere, gli spezzoni delle lezioni, scorse, bloccherò di nuovo l'audio in modo che non ci sia disturbo dalle case di ognuno di noi. E poi sono qua anche per rispondere alle vostre domande. Qualcuno mi ha già scritto su WhatsApp una domanda abbastanza interessante, di cui parleremo, cose di cui parleremo comunque più avanti. Quindi Paolo resta pronto a sentire le risposte. Come sempre, questa lezione poi sarà comunque disponibile sul nostro canale YouTube e metteremo anche su Facebook e su WhatsApp il link per vederlo. E vi ricordo che comunque questo è un progetto in collaborazione tra Machshava Tova e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane per ridurre un po' così, diciamo, le difficoltà di accesso alle tecnologie da parte delle persone che sono meno avvezze all'uso delle stesse. Allora, vedo che siamo in 17, sono le 10:03, ora italiana. Se siete d'accordo, possiamo cominciare un secondo a parlare, almeno a introdurre l'argomento. Io vi vedo. Chi non ha la webcam accesa, se ha voglia, può accenderla perché è più facile, più piacevole parlare vedendovi in faccia. Siamo live, ottimo, perfetto. Allora, vi ricordo che, cosa che non ero riuscito a fare la volta scorsa, adesso la lezione è trasmessa anche su YouTube e su Facebook. È un po' più bello fare la lezione su Zoom perché c'è più possibilità di interagire, ma anche su Facebook e su YouTube c'è comunque la possibilità di avere un minimo di interazione tramite la chat, anche se per me sarà un po' più difficile seguirle. No, Daniela, vabbè, se non riesci a collegare col video non è un problema, va benissimo lo stesso. Allora, parliamo oggi di sicurezza, di phishing, di truffe online. Purtroppo, da che mondo è mondo, c'è sempre qualcuno che prova a spillarci soldi o informazioni che non gli competono e internet non è diverso. Su internet ci sono gli stessi tipi di truffe come si trovano nella vita reale, così come ci sono le persone che si presentano alla porta spacciandosi per agenti dell'Enel, con lo scopo chiaro di farvi passare un altro gestore di energia, lo stesso accade su internet e molto peggio, e molto più peggio di questo. Allora, la lezione avevamo iniziato parlando di phishing, quindi prima di. Non riesco a. Mi è sparito il mouse. Ok. Prima di parlare di cose un po' più avanzate, vorrei farvi vedere il video in cui Hanna ci spiegava che cos'è il phishing e perché si chiama così anche tra le varie cose. Allora, intanto vi
Mi è sparita, condivido lo schermo, ok, eccoci qua. Anche il suono, ok, perfetto. Allora, credo che vediate tutti quanti il video e, no. E facciamo Visto da solo, andare. vedete questa. Che cos'è il phishing? Torniamo un attimo velocemente su cos'è il phishing. Abbiamo detto che deriva dall'inglese e vuole dire pescare. Perché pescare? Perché i truffatori pescano, vanno a pescare le nostre informazioni riservate e le utilizzano appunto per derubarci o insomma per arricchirsi. Questo avviene tramite il camuffamento su internet. Loro si camuffano, fanno finta di essere qualcun altro al fine di convincerci a cedere, a pagarli. Ok, perfetto. Chi si Scusate fa pagare? per... Ok, e questo tipo di truffa avviene attraverso delle app, attraverso siti internet, al telefono e a volte anche di persona. Ho sentito di tante storie di persone che hanno bussato alle case. Di persone normali e le hanno convinte a pagarli facendo finta di essere qualcuno che non erano. E, dunque, stavo dicendo prima che girare per strada può essere una cosa molto rischiosa, molto pericolosa, vero? La strada è un posto pieno di pericoli, macchine che sfrecciano, e pedoni, biciclette, monopattini, tir. Può essere veramente un posto in cui potremmo rischiare tutti i giorni la nostra vita. Ma quindi voglio chiedere a voi, essendo un posto così pericoloso, diciamo, questo ci in qualche modo ci impedisce e ci blocca dal girare per strada, dal viaggiare, dal passeggiare? E siete sempre invitati a rispondermi via chat, ma mi risponderò da sola così andiamo un attimo avanti. Sicuramente no, ognuno di noi gira per strada pur conoscendo i rischi che questo comporta. Perché? Perché comunque la strada ha un codice di regole che ci permette di girare in sicurezza. Noi sappiamo che se il semaforo è rosso ci dovremo fermare. Sappiamo che ci sono delle strisce pedonali su cui noi dobbiamo camminare e questo in qualche modo ci proteggerà e ci eviterà che facciamo degli incidenti. Esatto, Aldo ci dice che è pericoloso addirittura andare in una strada deserta. Assolutamente, noi non sappiamo Non sento nulla, cosa ci Viviana. può Come si capitare. fa a Però sentire l'importante questo? è girare sempre Ah, seguendo un ok. certo codice di regole, seguendo un certo codice di sicurezza. La stessa cosa, perché ho usato questa metafora, si può applicare a internet e all'utilizzo delle applicazioni. Questo perché? Perché il mondo di internet è come il mondo della strada, è pieno di pericoli, no? Ogni volta che giriamo un vicolo può accaderci qualcosa. Eppure è importante comunque utilizzarlo, perché internet ci dà un valore aggiunto inestimabile, utilizzando però certe regole e un certo codice di comportamento. Cioè dobbiamo stare attenti e mantenere un certo codice di sicurezza per poterci tutelare. Va bene? La lezione di oggi si dedicherà principalmente al definire le prime regole di questo codice di sicurezza per assicurarci che nessuno venga a fregarci. Ok? Allora, iniziamo a parlare di cosa impareremo oggi. Oggi impareremo ad identificare prima di tutto i messaggi sospetti. Impareremo qualche regola sulla sicurezza della rete, vi darò qualche suggerimento utile e sicuro per l'utilizzo di WhatsApp. Infine, vedremo tecnicamente, proprio vi darò i passaggi su come si inoltra, si elimina un messaggio, come si bloccano i contatti indesiderati. Infine, vi darò qualche regola per tutelare la vostra privacy su WhatsApp. E vi spiegherò come potete in qualche modo modificare le impostazioni per tutelare la vostra privacy al meglio. Bene, allora, ho ricevuto questo messaggio qualche tempo fa. È un messaggio della team. Mi rendo conto che forse parte del messaggio è scritto un po' piccolo, quindi magari alcuni di voi faranno, non so, io faccio addirittura
fatica a leggerlo perché è un po'... però ve lo leggo io. Allora, Tim con questo messaggio mi annuncia che mi regala 25 euro per 3 mesi, dunque un totale di 75 euro. Incredibile. Se ricarico almeno 25 euro dal sito internet teamnoitutti.it. Questa promozione è valida 24 ore. E poi nel messaggio a destra mi dice: solo per oggi la mia ricarica raddoppia. E regala una ricarica Tim anche a te stesso. Mi dice che ricaricando con 5 euro ottengo esattamente il doppio, dunque ne ottengo altri 5. Questa offerta scade giovedì alle 24. Visita il sito offerteteam.com. Ora, chiedo a voi, se aveste ricevuto un messaggio del genere, che cosa avreste fatto? Potete scrivermi in chat, sono molto curiosa di sapere che cosa avreste fatto se aveste ricevuto un messaggio del genere via WhatsApp o per messaggio. Ecco, vi faccio io la stessa domanda. Potete aprire i microfoni se volete per rispondere. Che cosa fate? Che cosa vi potrebbe insospettire? Qualcuno ha idee? Qualcuno vuole? Margherita ci dice: non credo a questi messaggi, cancello. A me sembra che questo messaggio sia troppo allettante. Sia troppo allettante e soprattutto c'è una scadenza di tempo, per cui ti possono sempre dire che tu sei arrivato al limite del tempo, hai sforato e quindi devi pagare per il fatto. Ok, ma qua stiamo parlando, è giusto l'osservazione, ma qua stiamo parlando di qualcuno che sta cercando di truffarvi, non di Telecom, qualcuno che sta facendo finta di essere Telecom. Per dire, è un'altra cosa. Manca un telefono. Manca un telefono, però negli SMS raramente si mette il telefono. In questo caso, quello che non so se si legge bene, ma l'indirizzo è del sito web non è originale, non è il vero sito di Team. È qualcosa che ha un titolo che è teamnoitutti.it, ma la Team non lo fa. Daniela ci scrive: cercherei di riconoscere loghi e colori, ancora diffiderei. Purtroppo i loghi e colori sono un mezzo poco utile per riconoscere un messaggio vero da quello falso, perché si possono tranquillamente copiare e poi vediamo che è quello che succede. Va bene. C'è un timbro al Team? Ha un timbro di solito? Non ha timbro. Questo che stiamo vedendo in questo preciso momento è un SMS. Non esiste un timbro, un logo, sì, ma qualcosa. Quando Team ti manda una comunicazione, di solito, come costruisce il messaggio? Quando manda una comunicazione, metti un simbolo o qualcosa, ma sono tutte cose che possono essere copiate, che possono essere contraffatte. Per cui, sono elementi che possono... Non si ricarica dal sito, per ricaricare il telefono... Si ricarica anche sul sito. Si ricarica anche sul sito. Tutti gli operatori di telefonia permettono di ricaricare anche dal sito, telefonando, eccetera, eccetera. In questo caso, quello che fa strano è che mandino a un link di un sito che non è quello della Team, ma è un altro. Che poi, se andassimo a vederlo, probabilmente sarebbe esteticamente identico a quello della Team, ma non è quello della Team. Allora, quello che si dovrebbe fare è andare sul sito della Team, quello originale, a mano, e fare la ricarica. Oppure telefonare all'operatore e chiedere se effettivamente esista questa offerta, cosa che probabilmente non esiste. Ma la domanda è: perché vi stanno mandando questo messaggio? Perché vi stanno mandando su un sito che non è quello originale? Per il numero di telefono tuo? No, magari il numero di telefono ce l'hanno già, vi hanno appena mandato un SMS. Non sanno chi siete. Il punto è che vi fanno andare su un sito che assomiglia a quello della Team, dove vi fanno mettere i numeri della carta di credito che bellamente si prendono e utilizzano per fare qualcos'altro. Magari anche nello stesso istante in cui voi inserite i dati, invece di stare comprando quello, state comprando qualcos'altro e voi non ve ne potete rendere conto. Okay? E allora, è come quelli che ti vogliono sempre regalare 1 milione di euro, 10 milioni di euro, che ti mandano. Cioè... Quella è la truffa nigeriana. Vabbè, andiamo avanti. Continuiamo col video.
Allora, Viviano e Sara mi dicono cancello subito. Veronica pure dice io non lo considero mai. Li ignoro, io avrei eliminato. Beh, ma siete bravissimi. Allora diciamo che questa lezione sarà diciamo un piccolo ripasso su ciò che bisogna fare, però vedo che mi state dicendo tutti che lo cancellereste, lo ignorereste, lo eliminereste. Perfetto. Esatto, voi cosa avreste fatto? Mi avete in parte risposto, intanto anche gli altri se vogliono rispondermi e mandarmi un loro intervento, benvenga. Un attimo, scusate, sono andata avanti. Allora, avete detto molto bene perché in questi messaggi sono presenti dei link sospetti. È un messaggio troppo bello per essere vero, vero? Chi è che mi viene a regalare 75 euro di ricarica? Per cosa? No? Quando ricevete questo tipo di messaggi che sono troppo belli per essere veri, vi dovrebbe scattare la lampadina, qualcosa non va. Allora, il link di cui vi parlavo prima, e torno un attimo di nuovo indietro, mi scuso per questa cosa, ma nella visualizzazione così non posso andare indietro. Quando parlo di link, questo termine qua, indica questa scritta in blu, solitamente sottolineata, che in italiano si chiama collegamento ipertestuale. Questi link sono dei testi che se vanno cliccati ci riportano ad una pagina internet diversa. E li trovate spesso nei messaggi che vi arrivano. Okay. Sono praticamente dei collegamenti che ci portano a delle pagine internet differenti. Questi link che vediamo qui, questi collegamenti, sono sospetti, okay? Perché l'offerta di per sé è troppo invitante. Dove ci porterà questo collegamento sospetto? Le possibilità sono diverse. Solitamente questi collegamenti sospetti ci possono portare ad una pagina di pagamento, ad un sito internet, ci potrebbero portare invece ad un'installazione di un'app sul telefono ed infine ad un'app per incontri. Perché? Cosa fa il phishing in questo caso? La persona che ci vuole truffare in qualche modo ci porta attraverso questo collegamento ipertestuale a una di queste pagine in modo tale che noi inseriamo in queste pagine i nostri dati personali, quali nome, cognome, indirizzo e a volte anche la carta di credito, il che è abbastanza rischioso, e in questa maniera ci rubano i nostri dati personali e possono utilizzarli poi loro per fare i loro interessi. Cosa dovremmo fare dunque? Molti di voi mi hanno dato una risposta, vedo che ci sono altre 5 risposte qui. E io cancello tutti questi messaggi, generalmente lo ignoro, quindi perfetto. Cosa dovremmo fare? Prima di tutto, assolutamente non cliccare sul link, perché ci porterebbe in una di quelle 4 pagine di cui vi ho parlato prima. Non inoltrare il messaggio ai nostri contatti, quindi non vogliamo che anche i nostri amici ci caschino, vero? Quindi non inoltriamo i messaggi ai nostri contatti, ai nostri amici. E sicuramente non andiamo a fornire delle informazioni, quali nostre informazioni personali, nome e cognome, codice fiscale, il conto bancario, eccetera, eccetera. E come vi ho detto prima, quando vedete dunque un messaggio che è troppo bello per essere vero, quando ci viene offerta una cosa che è troppo invitante, dobbiamo un attimo rizzare le antenne e stare un po' più attenti. Adesso, io ho cliccato... Mettiamo che ho cliccato sul link ricevuto dalla team e mi è stato chiesto di inserire i dati della carta di credito sul sito che mi si è aperto, perché vi ho detto che il link, quel collegamento ipertestuale, mi rimanda a un'altra pagina. Questa nuova pagina che io ho aperto mi ha richiesto appunto i miei dati della carta di credito. Cosa fareste voi? Allora, dato che mi avete risposto prima che proprio non guardereste neanche questo messaggio, immagino che abbiate capito che non dobbiamo assolutamente inserire
i nostri dati, giusto? Infatti l'inserimento dei dettagli della carta di credito deve essere assolutamente una cosa da voi controllata e monitorata. Che significa? Che voi, come noi, io in senso in generale, bisogna stare molto 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 attenti ad inserire i dati della carta di credito su un sito su cui voi, appunto, un sito di un'entità autorizzata, su cui voi siete sicuri di essere entrati in maniera, secondo la vostra volontà. Ovvero, per esempio, se dovessi fare la spesa, voglio fare la spesa sul portale dell'Esselunga, diciamo. Io entro di mia volontà sul sito dell'Esselunga, in quel caso lì va bene inserire i propri dati della carta di credito, perché ci sono entrata io di mia volontà, non ci sono arrivata tramite un collegamento ipertestuale di un messaggio invitante che mi è stato inviato. Dunque, dovete, in qualche modo bisogna stare attenti a inserire i dettagli della carta di credito in maniera controllata e monitorando sempre l'inserimento dei nostri dati e assicurarci che la consegna dei dati venga fatta a un'entità autorizzata. Può essere il mio conto in banca, come mi diceva qualcuno prima, no? Mi avete detto che spesso entrate nel vostro conto in banca attraverso l'applicazione. In quel caso lì va bene inserire i propri dati della carta di credito perché è un'entità autorizzata, è il sito della vostra banca. Ma un sito qualunque può essere molto molto rischioso. Dunque, cosa dovremmo fare per riassumere? Assolutamente non inseriamo i dati, a meno che l'acquisto, come vi ho detto prima, non è stato iniziato da noi. Dunque, se sono entrata io su un sito di acquisti, va bene, posso inserire i miei dati, ma altrimenti no. Facciamo in modo che l'indirizzo del richiedente sia legittimo. Che significa? Che chi mi sta chiedendo i soldi, o chi mi sta chiedendo comunque i dati della mia carta di credito, sia un'entità legittima. Controlliamo che il sito sia sicuro e che i dati siano protetti. Infine, possiamo fare sempre questa verifica. Che vedo che in chat qualcuno mi ha scritto: Aldo, giusto, telefonare a Tim, assolutamente. Se dovessimo ricevere un'offerta così, così invitante, cosa facciamo? Chiamiamo la Tim, controlliamo con loro. E parliamo con loro chiedendo appunto, ma esiste da voi questa offerta di 75 euro? Se mi diranno, no, guardi signora, si attenta, ha ricevuto un messaggio di truffa, allora potremmo sicuramente ignorare il messaggio che abbiamo ricevuto. Perfetto. Allora, se non ci sono domande finora, io proseguirei. Vedo che ho fermato un attimo perché voglio vorrei tornare su questi punti. La prima e l'ultima sono estremamente importanti. Le altre due sono un po' più complicate da realizzare e purtroppo non sempre sono una vera garanzia. Allora, di sicuro, quando ci arriva un messaggio con un'offerta, andiamo noi a mano sul sito dell'azienda che ci fa l'offerta piuttosto che cliccare su un link che ci viene mandato. E verificare telefonicamente con la società è sicuramente una buona scelta. Controllare che l'indirizzo sia legittimo e che il sito sia sicuro, purtroppo sono due cose che ultimamente sono meno funzionali. Uno perché tante aziende hanno cominciato a creare quelli che si chiamano micro-siti, cioè creano dei siti apposta per una singola offerta, un sito che aprono oggi, chiudono dopo domani, quando finisce l'offerta, e che quindi è difficile distinguere rispetto a un sito fasullo, e che il sito sia sicuro purtroppo ormai è possibile rendere sicuro col piccolo lucchetto, anche se il sito è fasullo, diciamo così. Per cui questo non è più così importante, però teniamo a mente. Daniela voleva fare una domanda, apri pure il microfono e fammi la domanda che rispondiamo.
Mi sembra una domanda un po' banale, però io ultimamente, io sono con Vodafone da tantissimi anni, ultimamente ricevo delle telefonate da vari numeri distribuiti in Italia sul cellulare che vogliono farmi delle offerte. Io ho deciso di non prenderle e di non ascoltarli neanche, e andando al negozio Vodafone mi hanno detto che potrebbero essere delle società appaltate da Vodafone, insomma qualsiasi cosa. Siccome queste telefonate continuano ad arrivarmi in modo ricorrente e ogni due per tre cambiano città, però sono sempre, io le riconosco come, come telefonate da phishing, da propormi qualcosa che... Questo potrebbe non essere phishing, potrebbe anche esserlo. Purtroppo non c'è un modo semplice per evitarle. Quello che io... Scusa, aggiungo un pezzo di domanda. Io faccio per evitarlo, ho installato sul mio telefono un programma che si chiama True. Sì, dimmi pure. Ultimamente, siccome continuano a persistere, mi chiedo se dovrei denunciare quel numero o continuare ad ignorarlo in modo, cioè io personalmente, ecco, tutto qua. Allora, si può bloccare l'entrata dei numeri? Allora, appunto, i numeri cambiano, quindi non puoi, puoi bloccare il numero, ma non funziona, cioè ha un tempo di validità estremamente breve. Allora, denunciare il numero può aiutare, ma relativamente, perché queste sono società che prendono i numeri in affitto e li cambiano molto velocemente. Quindi lo blocchi oggi, ma domani ne hanno già usato un altro. Quello che si può fare è installare appunto sul telefono un'applicazione che si chiama Truecaller, che a sua volta è un programma, un'applicazione un po' problematica, poi ne parliamo, ma usando i dati di tutti gli utenti che hanno questa applicazione, riconosce, può dire in anticipo chi è che sta chiamando, anche se il numero non è nella nostra rubrica, se è stato registrato a qualcun altro appare il nome con cui è stato registrato, e permette di creare, segnalare come indesiderati quei numeri, per cui sarà indesiderato per me e diventerà indesiderato anche per gli altri. In questo modo, collaborando tra tante persone diverse, quel numero viene bloccato e non squilla neanche il telefono. Questa è una possibilità. Si può segnalare il numero di telefono al garante per le telecomunicazioni per contatto indesiderato, diciamo così. Voi non avete dato il permesso di chiamarvi al vostro numero di telefono, però appunto lascia il tempo che trova. Purtroppo il garante non ha abbastanza forza per correre dietro a tutti, e questi numeri cambiano di continuo, addirittura sono gestiti da aziende straniere, quindi è veramente difficile stargli dietro. Va bene, se non ci sono altre domande, io vado avanti. E Ermanno mi sta rispondendo, adesso ve lo scrivo come si chiama l'installazione, il programma. Inserisco sempre i dati di una carta di credito virtuale, certe volte però capita che l'invito arriva da una persona conosciuta. Sì, in effetti è una possibilità che qualcuno che conoscete mandi, o potrebbe essere qualcuno che fa finta di essere qualcuno che conoscete. Comunque, vabbè, andiamo avanti e sentiamo ancora la lezione di Hannah. Ermanno mi scrive: nel caso di acquisti online la cosa migliore è passare attraverso la carta virtuale. Vero, verissimo. Vero, vedo che siete molto molto lanciati sull'argomento, sono molto contenta. Vedo che siete, che vi tutelate. Allora, se non ci sono domande finora, io chiederei a voi, tra questi tre indirizzi che vedete sullo schermo, quale di questi indirizzi secondo voi è quello preciso? Salto un attimo questa parte perché è quello meno rilevante, e vi faccio andare qua. Capire se un sito è sicuro o meno. Uno è un lucchetto, è l'icona di un lucchetto che io troverò nella barra di ricerca, no? Noi sappiamo, entriamo nella pagina di internet,
dove andiamo ad inserire la barra di ricerca, e poi ve lo farò vedere di persona tra un minuto, vicino alla barra di ricerca vedrò che c'è un lucchetto chiuso. Il lucchetto chiuso mi indica che quel posto, quel sito, è sicuro. Un altro punto che mi aiuta a riconoscere se un sito è sicuro o meno è l'indirizzo. Quando io vado a scrivere l'indirizzo, mi si aggiungerà, prima del www, questa scritta qui, HTTPS. HTTPS finisce con la S perché la S sta per sicuro. Dunque, questo mi indica che il sito che io sto visitando è sicuro e posso stare tranquillo. Adesso esco un attimo dalla presentazione. Ok, e qui io volevo farvi farvi notare questo, che il lucchetto e la scritta HTTPS, che poi sono la stessa cosa, hanno solo un significato, ed è quello che tutta la comunicazione tra il vostro computer e il sito che state vedendo è codificata, quindi nessuno si può mettere in mezzo tra voi e il sito e vedere quello che state scrivendo. Quindi i dati della vostra carta di credito che inserite in un sito dove l'indirizzo è HTTPS non possono essere intercettati da altri. Ma questo non significa, ricordatevelo bene, che il sito sia un sito affidabile. È sicuro dal punto di vista di telecomunicazione, ma non è sicuro, non necessariamente è sicuro dal punto di vista di liceità del proprietario del sito. Chiunque oggi può aprire un sito e renderlo sicuro da questo punto di vista gratis, senza che nessuno controlli di chi si tratta. Ok? È una cosa estremamente semplice da fare e non vi garantisce nulla dal punto di vista della transazione che andate a fare, se non il fatto che nessuno la potrebbe intercettare, ma non vuol dire che la persona dall'altra parte sia una persona onesta. Ok? Questo è importantissimo. Adesso io mi fermo qua con questa lezione di Hannah, perché poi andava a parlare di altre cose e sempre esempi di questo tipo. Invece vorrei portarvi a un altro livello di phishing e di aggressione, diciamo così, alla vostra sicurezza. E mi riferisco alla perdita di alla diffusione di vostre informazioni personali. Allora, quasi tutti noi usiamo Facebook e social network vari, YouTube piuttosto che WhatsApp o altro. Capita purtroppo spessissimo che su Facebook vi appaiano quei giochini, scopri qual è la tua età, la tua vera età, piuttosto che qual è la tua personalità in base alla tua data di nascita, sciocchezze di questo genere, diciamo, che sono simpatiche, però come funzionano? Quando voi fate partire quei giochini, vi viene richiesta il permesso di accedere alle vostre informazioni, perché quei giochini si basano sulle vostre informazioni per fare i loro calcoli magici e darvi le risposte che tanto sono simpatiche e divertenti. Il problema è che voi non avete la minima idea di chi sia questa azienda che ha creato quel giochino e non avete la minima idea di che cosa se ne farà di quelle informazioni. Adesso non la sto buttando lì a caso, perché se solo andassimo indietro di 2 anni, c'era stato un grossissimo scandalo negli Stati Uniti dove un'azienda di marketing aveva realizzato, è venuto fuori che aveva realizzato queste applicazioni e aveva raccolto informazioni su 180 milioni di americani con lo scopo poi di andare a influenzare le loro opinioni politiche, perché poi da quello creavano dei post su Facebook che poi diventavano virali in maniera artificiosa e andavano a colpire, a targettizzare, si dice, esattamente le persone che avevano usato quei giochini. E questa è una cosa, se volete, ancora abbastanza innocua relativamente, se pensate che le vostre opinioni politiche siano qualcosa con cui si possa giocare.
ma non è non sono stati rari i casi in cui queste applicazioni sono state, ad esempio l'anno scorso era venuta fuori una un'applicazione che vi faceva trasformava il viso in più anziani, come sarete tra 50 anni, come eravate 20 anni fa, e facevano tutto un gioco sulle vostre, sui visi. Queste erano applicazioni che erano state realizzate da una società russa e che ha utilizzato quelle immagini per creare quelli che poi si sono stati chiamati deepfake, ovvero video fasulli, dove il viso di qualcuno è stato sostituito alla persona reale, per cui hanno creato video, se vogliamo dire, incendiari, per dire, di poliziotti o altre situazioni critiche, diciamo così, utilizzando le immagini, i visi di utenti che avevano partecipato con quel giochino lì. Allora, questo è pericoloso perché crea la possibilità che qualcuno utilizzi i vostri dati. E in Facebook voi non avete solo la vostra faccia, avete tantissime altre cose, avete le informazioni sui vostri spostamenti, avete le informazioni su cosa avete comprato, avete informazioni su cosa vi interessa a livello di politica, a livello di salute. Tante, adesso non so quanti di voi abbiano mai notato che magari parlate al telefono con un amico di un giocatore di calcio e improvvisamente su Facebook vi cominciano a apparire le pubblicità della maglietta di quel giocatore di calcio piuttosto che tutto merchandising di quella squadra di calcio o mille altre cose, esempi simili. Abbiamo poi un altro tipo di problema, un altro tipo di rischio, che sono le mail che vi vengono mandate. Adesso con Hanna avevamo visto mail in cui vi invitano a fare una transazione economica. Okay. Quindi di fatto andare sul sito, usare la vostra carta di credito per rubarvi la carta di credito. Queste sono truffe che funzionano sempre un po' meno perché le carte di credito adesso vi mandano un codice di verifica per accertarvi che siate davvero voi ad aver fatto quella transazione. Ma non è l'unica possibilità. Adesso vi voglio far vedere esempi. Allora, una cosa di cui ci preoccupavamo tanto negli anni scorsi era quello di, come si dice, di virus che possono essere mandati per mail o simile. Quello che succede adesso è che non ve li mandano più per mail, ovvero ve li mandano per mail, ma vi fanno andare su siti dicendo che dovete scaricare una fattura, che dovete scaricare un documento contabile. Non lo scarichiamo. Non lo scaricate, però a volte c'è qualcuno che lavora in uffici e ha bisogno di scaricare. Adesso vi faccio vedere questo. Aspettate, ho sbagliato. Ad esempio, se vedete, io sto cercando esempi di phishing. Una finta mail di Poste Italiane che guardandolo sembrerebbe legittima a vederla così esteticamente, in cui vi chiede di sbloccare il conto corrente piuttosto che di scaricare. Si chiama phishing questa tecnica perché si pesca a strascico, si manda la stessa mail a 10 milioni di persone, quando anche solo 5 ci cascano, comunque si sono guadagnati 20, 30, 40, 100 mila euro. Perché a ognuno si rubano un po' di soldi. Ma questa è una, vediamo. Agenzia delle Entrate. Chi è che ricevendo una mail dall'Agenzia delle Entrate non si spaventerebbe? In questo caso addirittura è ancora più subdola, perché propongono di dover, invitano a recuperare i soldi del canone RAI per un qualche bonus. E mandano, sembra che mandino al sito giusto. Ma tutte queste sono mail che vi possono portare a scaricare un virus senza che ve ne accorgiate. Ma i virus di oggi sono molto poco simpatici perché non si limitano più a usare il vostro computer per mandare in giro altre mail o a volte le usano per attaccare altri siti. Ma ultimamente c'è quello che si chiama il fenomeno dei ransomware, ovvero di prendere in ostaggio il vostro computer. Sono programmi che
bloccano, codificano, criptano i vostri file e chiedono pagamenti per sbloccare i vostri file. In questo caso voi vi trovate, senza rendervene conto, del computer inutilizzabile, tutti i vostri documenti inutilizzabili, e l'unica cosa che potete fare è, o se avete una copia di sicurezza dei dati, formattare e reinstallare, oppure pagare. E qua si parla di riscatti di $100, ma anche di $100,000. E questa è una cosa che è relativamente grave quando succede al computer personale, ma diventa gravissimo quando si parla di aziende, perché possono essere danni da milioni. E purtroppo di questi gli antivirus non aiutano, perché cambiano di continuo. Quindi è importantissimo, se si riceve una mail dove vi chiedono di aprire un PDF, aprire un file Excel, aprire un documento, e non siete sicuri al 100% che dovete aprire quel documento perché davvero vi hanno mandato una fattura, quindi stiamo parlando di un'azienda con cui davvero avete lavorato per un prodotto che veramente avete comprato o cose del genere, non si apre la fattura, si alza il telefono, si chiama l'azienda e si dice: mi avete mandato per caso una mail con quella fattura? Solo su conferma sì. Se non viene confermato, si cancella. A me è capitata anche un altro tipo di tentativo di truffa, che è molto, 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 molto subdola, perché si attacca alle conoscenze personali. A me un giorno è arrivata una mail mandata all'apparenza da un mio amico che diceva di trovarsi a Londra, di aver subito un furto, di aver perso i documenti. E è successa la stessa cosa anche a mio socio, se non mi ricordo, mentre si trovava davvero all'estero, tra parentesi, e chiedendo se potevo mandargli 100-200 euro per poter pagare le spese urgenti, intanto che aspettava che in ambasciata lo aiutassero a recuperare i propri documenti. Allora, qui ci sono due problemi. Il primo è che se dovesse davvero succedere una cosa del genere, l'ambasciata o il consolato aiuta anche economicamente il concittadino che si trova all'estero in queste condizioni. Se ha bisogno di 100 euro per comprarsi un vestito, glieli danno, prima di tutto. Quindi non c'è bisogno di chiamare un amico e mandargli una mail. In secondo luogo, se davvero aveste questo problema, come caspita mi avrebbe fatto mandare una mail? Terzo problema è che quando succedono queste cose chiedono sempre di mandare soldi utilizzando servizi come Western Union, piuttosto che ce ne sono mille altre di aziende del genere, che praticamente sono aziende dove io vado a un chiosco, do i soldi, do un codice, e la persona ovunque si trovi nel mondo che ha lo stesso codice può prendersi quei soldi, e non c'è nessuna verifica su chi sia questa persona. Quindi potrebbe dire di essere a Londra e prenderli a Singapore, e non avrò mai la possibilità di sapere chi è stato a prenderli, da dove, e risalire a chi mi ha truffato. Quindi assolutamente non fare cose di questo genere. Se doveste ricevere messaggi simili, si alza il telefono, si chiama la persona e gli si chiede conferma, si chiede a un familiare, a qualcuno che lo conosca. Mai agire immediatamente per una cosa di questo genere. Non importa chi è che vi manda un messaggio del genere, non fidatevi. La terza e ultima forma di truffa di questo genere, se vogliamo, è il famosissimo truffa nigeriana. Mail che avrete ricevuto milioni di volte, in cui un fantomatico ex presidente di uno qualche stato, tipicamente Nigeria, ma qualche stato africano, di ex dittatura e cose del genere, dice che sta qualcuno che ha un parente morto, che ha lasciato in eredità centinaia di milioni di euro, e sta cercando il modo di esportarli in maniera illegale, ovviamente, e cerca qualcuno che sia disposto a fare da prestanome per far transitare questi soldi, e offrendo ovviamente una percentuale del 10-20%. Chi si rifiuterebbe di ricevere 10 milioni di euro così, giusto per aiutare un dittatore di qualche paese africano? Allora, purtroppo anche qua un sacco di gente ci casca. In questo caso, mentre nel primo caso, questo dell'amico che si è perso, è quasi impossibile riuscire a risalire al colpevole,
Nel caso della truffa nigeriana invece è il caso assolutamente di segnalarlo ai carabinieri, alla polizia postale o a qualche organo di polizia, perché è possibile portare avanti, far finta di portare avanti la transazione e pescare con le mani nel sacco le persone che stanno cercando di portare avanti questa truffa. È successo, ne hanno pescato più di uno, quindi con un po' di furbizia si riesce a scovare. Fatto sta comunque che quando vi dicono che ci sono soldi gratis, o vi chiamate Pinocchio o non ci si crede. Volevo chiederti una cosa, Edo. A sì. Me capita spesso, ultimamente, di ricevere delle richieste di amicizia su Facebook da persone che sono già mie amiche. E io dico no, me ne frego, cioè se questo ha due account, pazienza, mi vedrà con un account solo. Ma è un tentativo di truffa anche questo? Allora, può capitare che qualcuno perda l'accesso al proprio account e quindi ne apra un altro, oppure che una persona, uno dei limiti di Facebook è per i profili personali che si possono avere al massimo 5.000 amici, che sono tantissimi, io non conosco 5.000 persone così da avere 5.000 amici, però chi è una persona, diciamo così, più pubblica può arrivare facilmente a 5.000 e quindi può aver voglia di aprire un altro profilo. Magari è meglio chiedere, contattare questa persona, chiedere mai aperto un altro profilo? Se sì, se no, vabbè, se no si ignora. Però quello che sta succedendo invece abbastanza frequentemente ultimamente è il fenomeno di finti profili e con questo mi ricollego a una slide prima di Anna, che cercano, fanno finta di cercare amicizie romantiche, chiamiamole così, e alla fine lo scopo è sempre quello di farsi mandare soldi. Allora, sono sempre single, ragazze single con figlio a carico, sempre molto carine, o senza ragazzi foto, no, con foto, che però se si va a controllare sono state usate 7.000 volte con la stessa, con nomi diversi. Per cui questa è una cosa che si può fare in Facebook, vi faccio vedere, in Chrome. Ad esempio io possiamo aprire un'immagine, vi apro il mio Facebook, non ha importanza. Allora, io posso prendere il viso di una persona, di un mio contatto, cerchiamo like, cerchiamo un rabbino che appunto è uno di quelli che sono arrivate 5.000 persone, prendiamo, clicchiamo col tasto destro sull'immagine, ok, copia, aspetta, non me lo fa fare. Ok, non me lo fa fare, prendiamo una persona qualsiasi, qua. Non me lo fa fare. Perché non me lo fa fare? Ok. Mi rimangio la cosa. Si può andare comunque a cercare, facciamo così ad esempio, vado in Google, in Google normale, non in Google Maps. Ok, cerco il nome della persona che mi avrebbe scritto. E qui dovrebbe, in immagini, mi appare la sua foto. Posso cliccare sull'immagine col tasto destro del mouse e fare cerca con Google la stessa immagine. Allora, cosa farà Google? Mi farà vedere tutte le volte che quell'immagine è stata utilizzata. E nel caso di profili falsi, scopriremo che quella stessa immagine è stata utilizzata 10, 20, 30 volte, sempre con nomi diversi. Questa è una garanzia che quello è un profilo falso. Dopodiché, esattamente come nel caso del mio amico che mi ha mandato un messaggio di aiuto, se vi chiedono soldi, non è mai una,
un buon indizio di serietà della persona dall'altra parte. Allora, ci dice comunque, adesso non mi ricordo che sia iPad, se voleste cambiare il nome. Adesso qualcuno ha dei nomi che non dicono assolutamente nulla, tipo qua c'è un iPad che non so, non mi ricordo che sia prima detto chi era. Potete cliccare sul vostro nome col tasto destro del mouse e tra le opzioni c'è quella per rinominare, per cambiare il proprio nome, che è bello a sapere i nomi. Di usare carte di credito virtuali prepagate, sicuramente sì, ma questo non esime, cioè non vi impedisce di venire derubati, perché anche se la carta è fasulla, cioè carta virtuale o prepagata, se soldi se li sono presi, se li sono presi. Quindi è difficile, anche con quella soluzione, è difficile evitare di essere derubati. Molto meglio non trasferire soldi in assoluto, almeno che non siate sicuri che l'altra persona è la persona che davvero ve li sta chiedendo, e solo se avete cominciato voi un processo di acquisto, se siete andati voi sul sito di Amazon e non se siete entrati sul sito di Amazon da un link che vi è arrivato come offerta, per dire. Le offerte ci sono sempre sui siti, obbligatori. Se esiste l'offerta, sul sito deve essere pubblicizzata. Non posso mandarvi un'offerta per SMS che sul sito non esiste. È illegale in Italia e credo anche in Israele e in gran parte del mondo. Se pagano attraverso banca, di solito la banca ti chiede soltanto i quattro numeri del cartis, non il numero del cartis. Quello che invece ti vuole fregare chiede tutto il numero del cartis. Allora, chi vuole prendersi i soldi, ovviamente non sa il vostro numero di carta di credito, quindi ve lo chiede tutto. Che non significa che sia davvero illegittimo. Mi capita di dover fare acquisti al telefono e mi chiedono un numero di carta di credito se devo comprare da un negozio che non ha il sito online, per intendere. Ci sta, è legittimo. Il punto è che dovete essere voi che avete cominciato la transazione. Non deve essere qualcuno che vi chiama al telefono di punto in bianco e vi chiede il numero di carta di credito. Se dovesse succedere, dite ok, richiamo io, mettete giù, non richiamate lo stesso numero da cui vi hanno chiamato, ma chiamate direttamente la casa madre, il numero dell'assistenza clienti della casa, dell'azienda, perché chiunque può spacciarsi per Telecom al telefono e chiunque può spacciarsi per l'agenzia delle entrate al telefono, ok? Se voi chiamate l'agenzia delle entrate e dice ho parlato con questo e quest'altro, al numero dell'agenzia delle entrate o è vero o è chiaramente una truffa. In generale, comunque, non apriamo allegati delle mail che vi mandano, non clicchiamo su link che appaiono in mail o in SMS o su WhatsApp, e soprattutto una cosa che è importante e che ha detto anche Hanna, ma forse è passata così troppo velocemente, è se vi arrivano messaggi di quel genere o anche solo che dicono fallo sapere ai tuoi amici, non inoltrate questi messaggi ad altri, perché al 99,9% sono truffe. Le catene di Sant'Antonio, che siano gli auguri di Natale piuttosto che mandate una cartolina ai vostri conoscenti o offerte economiche, sono sempre cose che non vanno fatte, non vanno proseguite. Una catena di Sant'Antonio è sempre tempo perso, nel migliore dei casi, una truffa nel peggiore dei casi, quindi non seguite. Adesso, per ricapitolare un po', poi vi lascio qualche minuto se avete domande. Un phishing, ricordiamolo, è un tentativo di pesca a strascico di persone poco attente che si lasciano turlupinare. Cercano sempre di prendervi soldi, inevitabilmente cercano soldi. In situazioni come Facebook o social network possono anche cercare di prendere informazioni su di voi che per voi possono non avere un valore, ma per loro hanno moltissimo valore, perché possono utilizzarle per modificare i vostri stili di comportamento, di spesa, di opinione politica. Scusatemi. Quindi tutti quei giochini che ci sono simpatici su Facebook, pensateci 4 volte prima di farli, anzi facciamo 5 volte prima di farli, perché è un ottimo modo per regalare le vostre informazioni ad aziende di cui non avete la minima
informazione e non sapete che cosa ne faranno. Se qualcuno vi chiede soldi per aiutarlo a pagare il cibo al figlio neonato, piuttosto che perché si trova in difficoltà all'estero, prima contattate la persona per verificare che sia vero e solo eventualmente nel caso gli mandate i soldi, ma soprattutto non siete voi l'UNICEF e non siete voi i servizi sociali, ci sono persone dedicate a fare quel tipo di assistenza, e quindi piuttosto dite: guarda, questo è il numero di telefono da chiamare, chiama quella persona. Mai tirare fuori i soldi di tasca. A qualcuno purtroppo è successo negli anni scorsi, spero che sia una cosa che non succede più, che qualcuno vi bussi alla porta, dica di essere l'amico di vostro fratello, vostro zio, vostro nipote, vostro cugino, che è ricoverato in ospedale, che ha fatto un incidente, che ha bisogno di soldi. Mai, mai, mai crederci. E ultima cosa, se vi arrivano mail che vi chiedono di aprire allegati, non li aprite se non siete sicuri al 100%, anzi al 110%, che quella sia una mail che vi stavate aspettando che vi arrivasse, che riguarda una transazione che avete fatto davvero. Nel dubbio, piuttosto che aprirla, chiamate, meglio fare una telefonata in più che una telefonata in meno e trovarvi il computer bloccato da virus, da ransomware, da programmi che vi chiedono di pagare per restituirvi il vostro computer. Ok, sono qua a vostra disposizione per domande, se ne avete. Vorrei... Ok, una alla volta. Margherita, per prima. Non è proprio su questo, però quando devo cercare un'app, a volte mi capita di trovarne diverse e non so mai quale scegliere. Ecco, quello mi mette in difficoltà anche ora. No, va bene, questa mi veniva dal sito e quindi l'ho scaricata con facilità. Ecco. Grazie. Allora, bella domanda, è corretta e non è affatto fuori argomento, è in argomento, perché da alcune delle applicazioni più famose esistono dei cloni. E cloni che hanno lo scopo intanto di prendersi le vostre informazioni. E poi spesso e volentieri i cloni hanno dentro annunci pubblicitari o cercano di spingervi a fare acquisti, quelli che si chiamano acquisti in app. Ovvero vi dicono: c'è una funzione in più, paga per questo, paga per quello. Anche le applicazioni legittime come Truecaller hanno la possibilità di acquistare funzionalità aggiuntive pagando, e pagando in app. Però normalmente sono molto controllate. Queste applicazioni, se fate una ricerca, adesso abbiamo parlato di Truecaller, cercate Truecaller, normalmente nell'iStore, nell'App Store dell'Apple, piuttosto che nella Play Store di Google, quando cercate un'applicazione ve ne fa vedere anche altre che sono simili. Quella che è la cosa migliore sarebbe non scaricare direttamente dall'App Store, ma andare sul sito dell'applicazione che vi manda l'App Store. Questa è la prima strada. La seconda strada è che quando cercate un'applicazione negli store della Apple o di Google, c'è scritto chi è l'azienda che lo pubblica. Normalmente l'applicazione e l'azienda che lo pubblica hanno lo stesso nome. Adesso escludiamo le applicazioni di Google e di Facebook. Messenger è pubblicato da Facebook, non è pubblicato da Messenger, per intendersi. Però l'ente che pubblica è un'azienda che conoscete. Altrimenti deve avere lo stesso nome dell'applicazione che state installando. Perché? Perché il nome dell'applicazione lo posso decidere io liberamente, ma quando io voglio pubblicare un'applicazione sull'App Store, se l'ho sviluppata io devo prima fare un contratto, firmare un contratto con Apple o con Google, e devo dichiarare chi sono, e loro verificano che io sia davvero io, e non posso poi cambiare in continuazione il mio nome, il come appaio. Quindi l'applicazione deve apparire fatta da me. Se Truecaller non è pubblicato da Truecaller, ma è pubblicato da Fakecaller, evidentemente non è la stessa azienda, non è la stessa applicazione. Se Gmail, l'applicazione Gmail l'ha trovata pubblicata da Topolino Inc., non è Gmail deve essere pubblicato da Google,
Sono segnalazioni, cioè così, cosa a cui fare attenzione. L'altra cosa a cui guardare sono le recensioni. Normalmente le applicazioni fasulle o contraffatte sono piene di recensioni negative che non possono venire cancellate, quindi sono lì. Per cui scorrete le recensioni e vi rendete conto immediatamente se l'applicazione è quella vera o meno. Okay? Grazie. È una delle possibilità. Chi altro è che voleva fare la domanda? Io volevo farti una domanda, perché mi sembra di ricordare, ma non ne sono sicura al 1000%, ma mi sembra veramente di ricordare che qualcuno era riuscito tramite Facebook a trovare l'indirizzo di una persona a lui ostile e l'aveva addirittura aspettato fuori di casa per cercare di farlo fuori. È possibile una cosa del genere? È possibile. È possibile perché purtroppo abbiamo perso, mi ci metto anch'io in questo, l'attenzione alla diffusione dei nostri dati personali. Troppe persone scrivono pubblicamente su Facebook il proprio numero di telefono, per esempio, o scrivono il proprio indirizzo o cose di questo genere. Se succede una cosa del genere è perché l'aggredito, diciamo così, ha inopinatamente pubblicato i dati che non avrebbe dovuto pubblicare. Ci sono cose che il social è come scrivere sulla Gazzetta dello Sport. È come rendere accessibile a chiunque quello che si scrive, perché i motori di ricerca cercano anche dentro Facebook, dentro tutti i siti social network. Quindi una cosa scritta, anche che si è convinti che sia in un ambito molto ristretto, quell'ambito molto ristretto non è sotto il nostro controllo e quindi non possiamo essere certi che quell'informazione non venga in qualche modo diffusa. Quindi fino a che è possibile non scrivere mai pubblicamente il proprio numero di telefono, il proprio indirizzo, informazioni su dove si lavora. Cose del genere si scrive sempre solo in messaggio privato alla persona direttamente interessata, mai, mai, mai in pubblico. Adesso io posso pubblicare in pubblico, per l'appunto, il mio numero di telefono di lavoro, ma non quello personale. Quello personale deve essere qualcosa che rimane personale, rimane privato. E soprattutto un'altra cosa, ad esempio, è che se qualcuno vi chiede il numero di telefono di una persona che conoscete, non dategli il numero di telefono, non dategli l'indirizzo. Prima chiamate la persona di cui è stato chiesto il numero di telefono e l'indirizzo e gli chiedete: posso dare il tuo numero di telefono? Posso dare il tuo indirizzo a questa persona che me l'ha chiesto? Non partite mai dal presupposto che il numero di telefono sia una cosa pubblica. Gli elenchi del telefono non esistono praticamente più perché la gente ha smesso di dare il permesso di pubblicare il proprio numero di telefono di casa. Anche se ormai quasi nessuno ha più il telefono a casa, ma questa è un'altra questione. I numeri di cellulare, gli indirizzi di casa, sono informazioni che devono rimanere private fino a che la persona che ne è il proprietario non autorizza la diffusione. Quindi Daniela mi fa una domanda. Cosa non fare? Dedicare a cosa fare? Cosa fare per proteggersi dal phishing? Non c'è cosa fare per proteggersi dal phishing o da questo tipo di truffe. L'unica cosa da fare è essere intelligenti, di riflettere prima di agire e di immaginarsi come possono essere utilizzate male le proprie informazioni. Questa è l'unica cosa, è l'unico strumento di difesa che abbiamo, è fermarsi e ragionare un secondo su quello che si sta per fare. Fermarsi e pensare: c'è davvero bisogno che io clicchi su quel link? Cioè, è così probabile che mi chiamino per farmi questa offerta incredibile che non avrei mai potuto sapere? Ricordiamoci anche di una cosa, ad esempio, che Vodafone, Telecom, qualsiasi azienda, come suo primo scopo ha quello di guadagnare. Perché mai dovrebbe venirvi a dire: voglio farti risparmiare? Una volta che un'azienda viene e vi dice: voglio farti risparmiare,
vuole farvi spendere di più. Qua in Israele le aziende telefoniche hanno questa pessima abitudine di rifilare, spacciandole per regali, telefoni, computer, qualsiasi tipo di oggettistica elettronica. Dico, guarda, è un regalo, siccome sei con noi da 3 anni, hai diritto ad avere questa cosa. E poi ti scopri in bolletta che li stai pagando a rate in 3 anni, pagandoli il 30% più di quello che sarebbero costati comprandoli direttamente in negozio. Però quando vai al banco da loro, chiedi le informazioni, dice, ah, tu spendi 50 euro al mese, facciamo questa offerta, te ne faccio spendere 30 e in più ti do anche il telefono. No, non esiste una cosa del genere. Non ti fanno regali. Nessuna azienda al mondo cerca di far risparmiare i propri clienti, perché nessuna azienda al mondo ha interesse a far risparmiare i propri clienti. Tutti vogliono farli spendere di più. Quindi, prima di caderci, anche quando sembra tutto legittimo, andatevi a leggere i termini e condizioni, le scritte in piccolo, perché c'è sempre la fregatura. Se non c'è la fregatura è perché siete stati voi a vedere un'offerta che è adatta a voi e chiedete di attivarla. La compagnia telefonica, l'azienda del gas, l'Enel o chi per essi non verrà mai da voi a dirvi vi faccio risparmiare. Mai. Non esiste. In una società di consumismo e di aziende che devono pagare dividendi ai propri azionisti, non esiste che vi facciano risparmiare. Okay? Spero di aver... Quando vuoi fare un acquisto online, in genere, quali cose essenziali verificare nelle richieste di informazioni? Allora, finché andate in siti conosciuti, non c'è da preoccuparsi, perché anche per dire Amazon, che in realtà è una vetrina anche per tanti venditori che non sono Amazon, se c'è qualcosa che non va, vi arriva un prodotto danneggiato, è Amazon in prima persona che interviene, vi rimborsa, sostituisce il prodotto. Certo che se andate sul sito trovaprezzi.it, vi faccio un esempio semplice, perché volete comprare un computer e volete trovarlo quel modello e cercarlo al prezzo più basso, può essere che capitate anche su siti, non so, voi abitate a Milano, un sito di Catanzaro, di un negozio di Catanzaro, non è detto che lo conosciate, non è detto che sappiate chi è. Cosa c'è da sapere? Lì è un buon modo per andare sul sicuro e telefonare al negozio, vedete il numero di telefono, telefonate al negozio, verificate che davvero ci sia dall'altra parte qualcuno che sa di cosa sta parlando, gli chiedete vorrei comprare questo computer, me lo consigli, c'hai un modello migliore, un modello peggiore, a fare domande anche che in realtà non vi interessa la risposta, ma che vi servono a far capire se dall'altra parte c'è qualcuno che davvero vende quello che vi vuole vendere, o se è qualcuno che semplicemente cerca di fare vendite fasulle per poi sparire, purtroppo è accaduto. Enrico chiede Safe Money può andare bene. Non conosco Safe Money, onestamente, non ho idea di che cosa sia. Se è qualcosa di simile a Western Union, un modo per trasferire soldi, può andare bene. Ad esempio in Italia c'è Satispay, che è un modo per trasferire soldi da telefono a telefono, che si basa comunque su conto corrente bancario. In Israele ci sono Bit, Paybox, ci sono tante applicazioni del genere. Anche in quel caso sono pagamenti che si autorizzano, se c'è qualche problema possono essere annullati perché passano tramite la banca, quindi è abbastanza sicuro utilizzarli. L'applicazione Truecaller di suo è gratuita, è gratis, si installa. Vi dicevo, è un po' problematica da un punto di vista sempre di privacy, perché il funzionamento è quello che voi installate l'applicazione succhia la rubrica dei vostri contatti e la aggiunge al proprio database. Tutti i numeri di telefono che voi avete registrato vengono confrontati con i loro, e se voi avete un numero di telefono registrato che loro non hanno, lo aggiungono al loro database,
e da quel momento in poi chiunque riceva una chiamata da quel numero di telefono vedrà il nome con cui voi l'avete registrato, per cui potrebbe apparire, che so, Bombolone, se vostro figlio lo chiamate Bombolone e nessuno l'ha mai registrato nella rubrica e voi installate Truecaller, a chiunque altro riceva una telefonata da vostro figlio apparirà il nome Bombolone, esempio. Il punto è appunto che non c'è modo di dire questo numero di telefono lo puoi prendere, questo numero non lo puoi prendere, prende tutta la rubrica e quindi purtroppo in quel modo c'è il rischio di diffondere numeri di telefono, nomi, associare il nome al numero di telefono di persone che non vorrebbero essere identificabili in un certo senso. Però vabbè, ma è, scusa, talmente comodo. Io non ho capito bene. Cosa devo cercare nella ricerca? Truecaller o caller? Truecaller. No, Truecaller. Ci sono altre applicazioni che fanno la stessa cosa, però quello più utilizzato al mondo e più conosciuto è Truecaller. Ecco, ma perché me ne dà diversi? Prima mi dà call recorder in rosso, poi mi dà Truecaller in blu. È blu con la scritta True un po' in corsivo, diciamo così. Adesso ho condiviso sul sito la... Ecco, per questo ti ho chiesto se ce la puoi fare vedere, perché non ho capito, ecco, qual è. Oh, dovreste vederle adesso il sito web, quindi è grazie. Questo. Prego. No, non lo vedo. Io ne ho un altro. Truecaller, si chiama Truecaller, ma non c'è il corsivo. Vediamo se lo trovo. Perché non riesco a capire se è questo o è un altro con lo stesso nome. Vediamo. E mi dice subscription monthly premium free trial. E per questo mi sono insospettito. Adesso ve lo faccio vedere, dovreste vederlo adesso dalla mia condivisione, è questa, l'iconcina qua, è semplicemente il telefono. Quella iconcina. Questa. Sì. Ok, è questa. Truecaller, phone caller ID, spam blocking and chat di Truecaller. Mi dà 5 stelline e mezzo come da te, quindi è questo. Ok. Adesso se io, scusami, gli dico get e lo scarico, poi mi devo registrare? No. No, ci si può registrare, ma non è obbligatorio. E io ho il servizio anche se non mi registro? Assolutamente sì. Scusa se mi permetto. No. Mettiamo che l'ho fatto. E alla fine io che cosa ottengo? Una verifica che mi quando manda... arriva una telefonata da un numero che non è nella rubrica del telefono, già nella tua rubrica, appare un riquadrino che dice dà il nome della persona che sta chiamando. Nel caso dell'azienda, se fosse un'azienda, può apparire il riquadrino rosso che indica che altre persone, altri utenti di Truecaller lo hanno indicato come un numero da cui arrivano chiamate indesiderate. Ah, quindi c'è una spia rossa che mi dice che è sospetto. Esatto. E se invece dire... è uno, Abramo Levi, che io non conosco, non è sospetto e capisco che posso rispondere? Sì, certo. Ho capito bene? Sì, 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 esattamente così. Ti ringrazio molto, adesso provo. Di nulla. Ok. Allora, io abbiamo fatto le 11:15 in Italia, mezzogiorno e un quarto in Israele, quindi direi che abbiamo parlato abbastanza. Al solito, se avete domande, scrivetemele pure su WhatsApp, su Facebook, su YouTube, in commento a questo video. Questo video sarà poi disponibile su YouTube nel pomeriggio. E poi andiamo un secondo più avanti. Se ci sono domande, rispondo in questa maniera. La sicurezza su WhatsApp, mi chiede Daniela. In realtà WhatsApp non è diverso da un SMS o da una mail, è solo un altro mezzo con cui ti possono mandare un messaggio. Non c'è modo in WhatsApp di attivare controlli di sicurezza. In questo caso è proprio semplicemente andare lì, leggere il messaggio e identificare se c'è qualcosa di strano.
in WhatsApp, così come negli SMS, un link che ti viene mandato non può essere mascherato. Quando si manda una mail, si può far aprire un indirizzo, potrai scrivere www.team.it, ma in realtà, quando clicchi sul link, vai su un sito diverso. Perché si compone la mail così come si fanno i siti web, e quindi è possibile scrivere quello che si vuole come link. Mentre in WhatsApp o negli SMS questo non è possibile. Il link che viene pubblicato è il link dove veramente poi si andrà a finire. Per cui è un po' più facile accorgersi di un link che sia un po' così, diciamo, sospetto. Qui davvero l'unica protezione di sicurezza è la propria rete neurale, è usare la propria testa e non agire troppo d'impulso. Avevo letto che WhatsApp non è leggibile da terzi. Le comunicazioni, quello che tu scrivi in WhatsApp, tra te, quando tu scrivi un messaggio in WhatsApp e lo mandi a qualcuno, tutto il passaggio dell'informazione tra te e lui è codificato, quindi non può essere intercettato in mezzo. Da questo punto di vista WhatsApp, così come Telegram e altre applicazioni di messaggistica istantanea, sono sicure. Il problema è che è sicuro lo strumento, non è sicuro il contenuto di quello che ti viene mandato. Io posso tranquillamente mandarvi un messaggio a tutti quanti spacciandomi per Telecom e dicendovi ho questa offerta per te, clicca qui. Sta a chi lo legge il messaggio stare attento e ragionare su quello che ha ricevuto prima di cliccare in maniera troppo frettolosa e poi trovarsi con i problemi di cui abbiamo parlato. Diciamo questo comunque, che i telefonini normalmente sono un po' più protetti da attacchi di questo genere, perché sono strumenti un po' più limitati nelle potenzialità intenzionalmente da chi li produce. I computer sono più esposti. Però, e questo non fa differenza che sia un Apple, che sia un Windows, che sia Linux. Purtroppo sono tutti sviluppati da persone umane che commettono errori e quindi sono tutti soggetti a, chiamateli hackeraggi se volete, non è hackeraggio, ma comunque tutti hanno punti di vulnerabilità che possono essere sfruttati. Okay? Se ti mando la mia carta di credito su WhatsApp, non la mandare, assolutamente. Se la mandi perché a qualcuno ne ha bisogno, al telefono, stando al telefono parlando con questa persona, gli si chiede hai finito? Sì, e si cancella istantaneamente il messaggio, si fa il cancella per tutti in modo che non resti traccia né da me né da lui. Ma questo non garantisce che nel frattempo non si sia fatto uno screenshot della schermata e non abbia comunque i vostri dati, quindi possibilmente non fatelo. I dati della vostra carta di credito vanno inseriti solo su siti protetti di operatori commerciali fidati, che conoscete sicuramente. Non date mai la vostra carta di credito al telefono a persone che non sapete da dove arrivano, soprattutto se vi hanno chiamato loro. Al limite dovete chiamare voi e evitate di mandare foto o numeri di carta di credito su WhatsApp. Va bene. Allora, abbiamo ampiamente sforato il tempo che avevamo a disposizione, per cui vi saluto. Grazie. Lunedì parliamo delle applicazioni di Google, di tutta la suite di applicazioni di Google, quindi non solo Chrome e Gmail, ma anche di cosa c'è tutto intorno, che era una delle lezioni che erano state più interessanti. E ripeto di nuovo, se volete fare domande di approfondimento sono a vostra disposizione sia su Facebook che su YouTube che su WhatsApp. Grazie a tutti e grazie. giovedì invece parleremo proprio di WhatsApp, rivedremo un po' di funzioni di WhatsApp, ok? Buona giornata a tutti. Grazie.